buonasera a tutti, benvenuti a questo seminario che è a conclusione dei corsi di fumetto e sceneggiatura che sono stati tenuti durante il Festival delle Strade del Paesaggio di edizione. Luce! Visto che comunque siamo conosciuti ai meno, più che più, gli OGM sono quelli che vedete qui sul palco, 5 giovani, ancora per poco credo, 5 giovani che un po' di tempo fa si sono messi insieme con l'obiettivo di creare una serie di attività artistiche e economiche. Noi lavoriamo per realizzare effetti speciali visivi nel cinema, motion graphics che sarebbero sigle di telegiornali, piccole sigle ovviamente di telegiornali, di pubblicità e cose del genere, e cartoni animati, sempre comunque utilizzando tecnologia 3D, nel senso grafica 3D. 5, 4, 3, 2, 1... Non dovremmo tirarlo fuori adesso? OGM, visto che me lo chiedono in tantissimi, significa organismi graficamente modificati. E abbiamo scelto questo nome perché è una rappresentazione di quello che facciamo. Fare grafica in 3D significa ricostruire tutto quello che vedete poi sullo schermo punto per punto, ogni singolo oggetto va ricostruito da zero. Se dovessimo ricostruire questa sala, dovremmo ricostruire il palco con ogni singolo pezzo di legno che vedete, ogni singola sedia che vedete va ricostruita, poi magari ricopiata visto che sono tutte uguali, però ogni singolo oggetto che c'è va ricostruito da zero. Quindi riprodurre la realtà è il nostro lavoro, e riprodurla graficamente è il nostro lavoro, perciò organismi graficamente modificati. Noi come OGM, anche se siamo uno studio piccolissimo, semi sconosciuto, riceviamo un sacco di proposte da autori, da scrittori per la traduzione dei loro lavori in video o comunque di idee originali. Fra le tante che ci sono giunte, ci è arrivata l'idea di Inserfoni, da due autori, uno di Genova e uno di Telemarche, che ci hanno proposto questa idea particolare, che si può riassumere sostanzialmente in una frase che ci hanno scritto, ve la mando. Nella sala d'aspetto virtuale di un arcade da sala giochi, quattro improbabili personaggi, protagonisti di un videogame, attendono di essere giocati. Sostanzialmente loro ci hanno proposto: facciamo un cartone animato, una serie televisiva per essere precisi, che racconta cosa fanno i personaggi dei videogiochi quando nessuno li gioca, cioè aspettano, stanno seduti, litigano tra di loro, non fanno niente. È nata così la storia, che ho chiamato Marco e gli ho detto che ce lo vediamo mai. Chiamo sempre io, Marco, chiamo questo giorno, mi hai chiamato, gli ho spiegato, sono in contatto con gli OGM e ci siamo detti, vabbè, allora ognuno butta giù delle idee e poi ci sentiamo per una settimana, 10 giorni con te e le confrontiamo. Io non l'ho fatto, la mia tattica era la prima che mi dice lui, dico figa, facciamo quella lì. Applaudo al GM.